trovati a Action, la rubrica dei registi di GFS. Oggi vi introduciamo alla vita di un altro regista, considerato uno dei più grandi registi di tutti i tempi. Parliamo di Kurosawa Akira. Kurosawa Akira nasce nel 1910 a Tokyo, in una famiglia sorprendentemente aperta all'Occidente e si appassiona fin da bambino al cinema grazie anche al fratello, che lavorava in sala come narratore di film muti. Questi è una grandissima influenza, tanto da trasmettergli anche la passione per i classici letterari giapponesi e occidentali, tra cui Shakespeare e Dostoevsky. Con l'avvento del sonoro, il fratello però non trova più lavoro e decide di suicidarsi, segnandolo profondamente. Nonostante Kurosawa fosse anche un grande appassionato di pittura, alla fine è sul cinema che decide di improntare la propria carriera professionale. Inizia quindi nel 1936 a lavorare per la Toho, facendo una lunga gavetta come assistente e sceneggiatore, partecipando in questi anni a film quale Shoujo Hanazono, Il Paradiso dei Fiori Vergini, Tokyo Rhapsody e molti altri. Finalmente, nel 1943, la Toho gli permette di esordire come regista con il film Zoku Sugata Sanshiro, Sanshiro Sugata, il quale generò anche dei sequel. Come molti film di questo periodo, la pellicola è ricca di elementi nazionalistici in contrasto con quello che veniva percepito come nemico, ovvero gli Stati Uniti, al punto che in Occidente, per lungo tempo, questi film vennero bollati come semplice propaganda. Durante la guerra, Kurosawa continua a realizzare film e nel 1945 sposa Yaguchi Yoko, attrice che aveva lavorato in una sua pellicola. Nel 1948, Yoidore Tenshi, L'angelo ubriaco, è questo film che realizza, considerato il suo primo vero capolavoro. Il film si ispira sorprendentemente al neorealismo italiano e segna l'esordio di Mifune Toshiro, diventato poi uno dei più acclamati attori giapponesi di sempre e grande collaboratore di Kurosawa, al punto di prendere parte a ben 16 dei suoi film. Ormai affermato, fonda assieme a dei colleghi registi la Eiga Geijutsu Kyokai, Film Art Association, una nuova casa di produzione indipendente. Dopo vari successi di pubblico, in patria nel 1950 vince il Leone d'Oro di Venezia e premio Oscar come miglior film straniero con Rashomon, La porta nelle mura difensive, un film storico incentrato sul concetto di menzogna e sul relativismo. Con una fama ormai affermata nel decennio successivo, Kurosawa si dedica a una serie di film sia moderni che in costume, tra cui molti adattamenti di classici occidentali, come L'Idiota, dall'omonimo romanzo di Dostoevsky, e Il Trono di Sangue, rivisitazione di Macbeth. A partire dagli anni 60 inizia un periodo difficile. Il cinema giapponese è colpito da una grave crisi economica e Kurosawa comincia ad avere le prime difficoltà lavorative, soprattutto nel trovare fondi. Dopo 5 anni di inattività, nel 1970 torna con Dodeskaden, ma anche questo si rivela un insuccesso, aggravando ancora di più la sua crisi personale e lavorativa, a tal punto da spingerlo a tentare il suicidio. Anno di svolta è il 1975, quando il regista russo Sergei Gerasimov lo invita in Siberia a girare un film, Der Suzala, che vince l'Oscar come miglior film straniero. Considerato ormai un mito nella cinematografia, viene chiamato per una collaborazione con George Lucas e Francis Ford Coppola, il cui prodotto sarà Kagemusa, L'ombra del guerriero, del 1980. Negli ultimi anni, Kurosawa si dedica a dei film dai toni più intimi e familiari, continuando a girare fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1998. E con questo si conclude la prima parte del nostro approfondimento su Kurosawa Akira. Se vi abbiamo incuriosito con la vita e la carriera di questo regista, ci vediamo mercoledì 31 agosto con la seconda parte. Grazie e a presto!